Blu e nero. Si asporta immediatamente, finito. Non solo perché è presente, non solo perché diciamo, il paziente ci dice che la storia è recente, ma anche perché c'ha questo blu e nero combinato insieme. A volte il melanoma nodulare c'ha solo questo, non ha rete, non ha strie, non ha globuli, niente, c'ha solo blu e nero. Ci sono due sedi, dove il melanoma nodulare non è nodulare. È un melanoma a rapida crescita, aggressivo, ma non è nodulare. Una è la matrice ungueale e l'altra può essere la zona crale, perché la pressione lo fa appiattire. Capito? Allora, quindi giudicare, sai, a volte noi siamo in grado anche di predire un po' lo spessore di un melanoma sulla base di quello che vediamo. Alla pianta del piede capita spessissimo di dire no, vabbè, è sottile perché è piatto, invece poi te lo trovi di 2 mm. All'unghia è lo stesso, c'è un unico dato, la distrofia ungueale. Se c'è distrofia ungueale e questo è un melanoma, è possibile che questo sia un melanoma cattivo perché ha distrutto l'unghia. Ok? E questa è un melanoma che fa paura, dove di nuovo abbiamo applicato un concetto più che sapere che cos'era. Abbiamo detto che cos'è la diagnosi di una lesione del genere che è parzialmente pigmentata e che produce una distrofia ungueale? Bene, può essere un lichen, può essere un'altra patologia infiammatoria che fa un po' di pigmentazione. Ne sono certo, la pigmentazione comunque mi impone di fare una biopsia. Questo è stato l'unico motivo per il quale abbiamo fatto una biopsia qua. Perché qua la diagnosi noi non siamo stati in grado di farla. Quindi, lesioni nodulari le asportiamo quando siamo in dubbio immediatamente. Poi c'è un'altra regoletta, che è quello di non dimenticarsi mai, perché noi siamo appassionati di dermoscopia, ma la dermoscopia non è tutto. La dermoscopia funziona quando la inseriamo nel contesto generale del paziente, se no non funziona. Quindi dobbiamo sempre combinare le cose. Allora, io vi faccio vedere la dermoscopia di questa lesione e voi mi dite se vi piace o non vi piace. Votate. Se vi piace o non ci piace? Verde o rosso? Verde o rosso? Ci piace? Verde, perfetto. Siamo d'accordo, la morfologia è più da lesione benigna. Benissimo. Inseriamo questa lesione nel contesto del paziente. Allora, questa è una signora di 55 anni che ci dice che questa lesione è insorta nel corso dell'ultimo anno alla gamba. Se anche me lo dicesse al telefono, io rizzo le orecchie. Quindi, com'è la valutazione? Rossa. Punto, finito. No? Abbiamo il dovere di fare qualcosa per questa lesione perché ci sono i dati clinici che sono forti, troppo forti per lasciarli andare. Questa lesione che vi dice questa lesione? Rossa, verde, com'è sta lesione? Rossa! Beh, perché voi siete tremendi. Però insomma non è facile. Inseriamola nel contesto della paziente. Paziente questa qui, quindi avrà i suoi 60 anni, nuova perché lei ci dice che non c'era un anno fa. Ok? Allora, a quest'età, questa sede, qual è la mia diagnosi differenziale? Qual è la cosa più frequente che vedo? Cheratosi seborroica. La vedo in dermoscopia e qui metto assieme. Li vedo i criteri della cheratosi seborroica? No. E quindi devo alzare le antenne. Questo è. Quindi, sempre con. Era un melanometto in situ. Melanometto in situ. Quello di prima è un altro melanoma in situ. Erano tutti e due melanomi. Tutti e due melanomi. Prego? Prego? Sì. C'è un microfono? Nella gamba? No. Non va bene. Cos'è che ti faceva pensare? Ah, sì. Certo. Però è chiaro che è una lesione che da un punto di vista morfologico ci può sfuggire. Quello che non ci sfugge è il contesto clinico. Ora, le ultime due cose facili facili. Le
Ok? Fino a qui noi abbiamo parlato esclusivamente di persone che vengono da noi con quesiti specifici per altri problemi, in cui noi troviamo una lesione che dobbiamo valutare e quindi applichiamo queste regolette che ci siamo detti. Il singolo criterio, combiniamo i criteri clinici e dermoscopici e asportiamo le lesioni nodulari che non ci piacciono, eccetera, eccetera. Adesso parliamo un attimo dei pazienti che invece vengono da noi con 200 nei, e a quel punto noi dobbiamo avere una strategia. Allora, io qui vi presento il paziente peggiore, cioè io uno più brutto di questo, non ve lo posso proporre. Ok? Quindi se siamo in grado di fare bene il nostro lavoro su questo paziente, credo che ci riusciremo anche per gli altri. Ovviamente noi potremmo anche utilizzare il famoso protocollo 4, che da questo lato si ricordano bene, me l'avete insegnato voi. Protocollo 4 significa: quando hai un paziente che o ti sta antipatico o è difficile, ecco, lo puoi inviare a un collega particolarmente amico che dici: guardi, che te la mando da un esperto di queste cose. Oh, stanza C, esatto. Allora, quindi, vabbè, prendiamocela sta bega e guardiamoci sto paziente. Allora, che facciamo? Innanzitutto ce lo guardiamo più o meno tutto. Allora, questo è un campione delle sue lesioni. È un campione delle sue lesioni. Allora, questa è la prima visita. Allora, alla prima visita noi che facciamo? Guardiamo la tipologia ricorrente del paziente e casomai ci soffermiamo sulla lesione un po' diversa, o più brutta o meno brutta, una lesione che si discosta dalla tipologia. Qual è? Ci sono molti 8. Quanti 8 ci sono? Guarda, non vi si può prendere in castagna, sono tremendi. Allora, noi non l'abbiamo alla prima visita noi non siamo stati bravi come quelli che hanno votato 8, e quindi la lesione non l'abbiamo asportata. Ma appunto, voi, questo è il melanoma, ok? Questo è il melanoma. Quindi voi già alla prima visita, alcuni di voi hanno deciso di soffermarsi sul melanoma di questa paziente. Ok? Quindi questo è il vantaggio del comparare, mettere tutto assieme e decidere qual è la lesione che ci piace di meno. Ma anche se la perdessimo alla prima visita, non cambia nulla, perché a questo paziente gli diciamo: torna, lei è tornata, e ovviamente è una lesione che dopo 3 mesi cambia. Cambia poco, ma dopo 3 mesi qualsiasi cambiamento è sufficiente per decidere di asportare la lesione, e questo era un piccolo melanoma in situ. Quindi questo è quello che dobbiamo fare. Se facciamo questo sistema non perderemo nulla di grave. Quindi compariamo e controlliamo. E poi l'ultima, per i nostri patologi, dobbiamo avere un bel rapporto con i nostri patologi. In genere i patologi sono anche carini, simpatici, oddio, a volte sono pure un po' antipatici, però in genere sono persone con le quali è interessante dialogare. Bisogna dialogare perché, diciamo, il patologo non è che fa un emocromo, no? Il patologo non fa la conta dei globuli rossi e ci dice quanti sono, perché non è così che funziona. Il patologo fa una diagnosi come noi, di interpretazione. Quindi il loro vantaggio è che hanno molti più dati rispetto ai nostri per avere le idee chiare, cioè la loro zona grigia è molto più sottile della nostra, però anche loro hanno la loro zona grigia. Quindi il problema è che noi, quando non ci troviamo con quello che loro dicono, potremmo trovarci nella loro zona grigia. Mica è detto che, capito, che il patologo ha sempre l'ultima parola. Anzi, il patologo ha bisogno delle informazioni cliniche. Perché se basti dire una stessa lesione spizzoide in un uomo di 90 anni viene diagnosticata melanoma, in un ragazzino di 9 anni viene diagnosticata come spitz, la stessa lesione. Quindi è importantissimo dialogare. Questo è un esempio dove non ci sono stati dubbi da parte del patologo dopo aver visto questa clinica, ma la diagnosi era estremamente difficile perché
una lesione con molta regressione come questa,